Buongiorno, benvenuti. Coraggio che oggi si entra nel weekend. Noi siamo pronti per una nuova seduta di allenamento dalle Dune Fitness di Silvi Marina. Oggi ci prendiamo cura delle braccia insieme ad Antonio e Marzia. Andiamo. Buongiorno Antonio, buongiorno Marzia. Buongiorno. Quanto è importante tenere allenata questa parte del corpo? Ma lo è come l'altra volta tutti i distretti muscolari, le spalle per la postura, per tutta una serie di problemi che potrebbero insorgere, è bene tenerle tonificate, molto. Vediamo. L'esercizio che vediamo oggi sono le alzate laterali che colpiscono in maniera particolare la zona mediale, la zona laterale del deltoide, che è composto da tre capi, c'è cioè una posteriore, una laterale e un'anteriore. Questa laterale contribuisce anche a dare ampiezza alla figura, alle spalle. È molto importante tenere i gomiti non bloccati e davanti alla linea del corpo quando lo si esegue. Quando si va su si espira e si inspira quando si scende, mantenendo una buona postura comunque. Quindi va fatto con una certa velocità perché vediamo Marte. È una fluidità, il movimento non deve essere troppo veloce, si rischia di perdere il controllo muscolare, però va mantenuta una certa fluidità di movimento, senza pause o interruzioni. Quante serie? Questo possiamo fare 4 serie da 12 ripetizioni. Antonio, volendo si può fare questo esercizio anche a casa senza attrezzi. Che cosa usiamo? Sì, in questo caso usiamo 2 bottigliette dal peso minimo, sono mezzo chilo, mezzo litro, e facciamo lo stesso identico movimento senza cambiare nulla con un peso ridotto, ma siamo a casa e logicamente bisogna adattarsi. Semmai, se il peso dovesse rivelarsi troppo leggero, si possono aumentare sia le serie che le ripetizioni in maniera da poter alzare l'intensità e avere un volume di lavoro dignitoso anche a casa. Quindi possiamo fare 5 serie da 15 o 20 ripetizioni. Si possono aumentare anche i litri, si può fare con una bottiglia da 1 litro? Sì, si può fare 1 litro, 1,5 litri, da 7,50, quello che si ha a disposizione, tenendo presente che oramai nelle case, grazie o per colpa della pandemia, tutti si sono attrezzati anche con dei manubri o altra attrezzatura, elastici. E questo esercizio per le donne è utile per tutti, però per la donna in particolare è importante per la tonicità? No, per la tonicità, per l'estetica. È il deltoide è l'unico gruppo muscolare non sorretto da articolazioni del corpo umano, quindi ha una grande varietà di movimenti, può compiere tanti movimenti, però proprio per questo è esposto a tutta una serie di infortuni, non essendo protetto da articolazioni, le borsiti per esempio, quindi è molto molto importante tenere tonificato. Non solo, contribuisce notevolmente al V-shape, la linea V, che ci slancia, quindi vita sottile con spalle e schiena larghe contribuiscono a questo V-shape che ci dà anche altezza come impatto visivo. Ah bene, questa è una dritta utile ad Antonio, anche perché il V-shape è tornato molto di moda negli ultimi anni, vero? La forma proprio da pin-up. Allora, grazie ad Antonio, grazie a Marzia, che ritroveremo domani a Buongiorno Fitness, e noi vi auguriamo un buon inizio weekend. Ma non dimenticate che domani siamo ancora qui per l'ultima puntata della settimana. Ci vediamo tra poco con la dottoressa Marina Manieri per l'alimentazione. E siccome noi a Buongiorno Fitness non rinunciamo a nulla, oggi ci concediamo un gelato.
Buongiorno a Katia Giancola, titolare del Caffè Atene delle Dune, che ritroveremo anche tra qualche giorno, così ci racconterà di questa nuova avventura in questa location inedita. E adesso andiamo a salutare la dottoressa Marina Manieri. Ma che meraviglia, dottoressa Manieri. E qui c'è tanto da parlare. Il gelato alla frutta. Sì. Allora, in generale, il gelato ha una lunga storia. Ebbene sì, addirittura abbiamo sentito parlare per la prima volta di questo alimento nell'antica Grecia, dove esso veniva fatto semplicemente mischiando della neve con del miele e del succo di melograno. Questo è, diciamo, il più vecchio antenato del gelato, ma anche abbiamo delle tracce nella storia, anche nel mondo arabo, dove appunto si facevano dei sorbetti. Basti pensare che in Magna Grecia si utilizzava la neve dell'Etna per mischiarla appunto con zucchero e miele e poi appunto degustarla così. E qual è la differenza tra un gusto di gelato alla frutta e un sorbetto? Allora, la differenza è essenzialmente che il sorbetto è proprio a base di ghiaccio, mentre nel gelato alla frutta si utilizza il succo del frutto desiderato. E per essere leggeri, quale ci consigli di mangiare? Allora, in realtà il mio consiglio inerentemente a un alimento del genere è che quando ce lo concediamo a questo punto è bene concederselo nella sua forma migliore, ecco, quindi magari per un attimo accantoniamo i pensieri sulla linea e godiamoci il momento. Ecco, godiamoci il momento, perché qui anche abbiamo noi un gelato favoloso, abbiamo dei gusti, io vedo la fragola, la banana, il limone, poi c'è panna, frutti di bosco, fragole, vabbè, ce andremo a fare una passeggiata, ecco, Mila, sì, dai, ma mangiamo il gelato, andiamo a fare un giro. E allora noi vi salutiamo qui, anche perché abbiamo da fare. Grazie ad Alberto Capo delle Riprese, grazie alla dottoressa Marina Manieri, grazie a Katia Giancola che abbiamo visto poco fa, titolare del Caffè Atene Le Dune, e grazie a tutti voi. Vi diamo appuntamento a domani, a Buongiorno Fitness, ultima puntata della settimana. Ciao. Wah 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 w